Giuseppe Verdi, un artista planetario. Giuseppe Verdi nasce a Busseto nel 1813. Rifiutato dal Conservatorio di Milano, che oggi porta il suo nome, prende lezioni di musica da un insegnante privato. Milano è negli anni 30 la città culturalmente più vivace d'Italia e Verdi ha modo di conoscere personalità importanti, quali l'editore Giulio Ricordi e la contessa Clara Maffei. Nell'arco della sua lunga vita, Verdi si dedica quasi esclusivamente alla composizione di opere. La fama internazionale arriva nel 1842 con Nabucco. Il celebre coro Va pensiero si diffonde rapidamente durante il Risorgimento come simbolo della patria e della sua lotta per la libertà. Il successo di Nabucco porta Verdi a viaggiare in moltissime città italiane ed europee e a lavorare a ritmi sostenuti, componendo mediamente un'opera all'anno. Risalgono a questo periodo i Lombardi alla Prima Crociata e Macbeth. Tra il 1851 e il 1853, Verdi si dedica alla composizione della cosiddetta trilogia popolare, formata da Rigoletto, Il Trovatore e La Traviata, opere di grande originalità drammaturgica e forte impatto musicale. Dopo l'Unità d'Italia, Verdi si dedica soprattutto a commissioni che provengono dall'estero, come l'Aida, un'opera in quattro atti potente e avvincente. L'Aida viene rappresentata per la prima volta al Teatro dell'Opera del Cairo il 24 dicembre 1871, in occasione dell'inaugurazione del Canale di Suez. Alla fine degli anni 60, Verdi si riavvicina a Milano, dove conosce Alessandro Manzoni, per cui scriverà la Messa da Requiem nel 1874. Riprende inoltre i rapporti con il Teatro alla Scala, dove mette in scena le sue ultime opere, Otello e Falstaff. Verdi muore a Milano nel 1901, a 87 anni. Inizialmente tumulato nel cimitero monumentale di Milano, un mese dopo il suo corpo viene portato nella cripta della casa di riposo per musicisti da lui stesso fondata. Al corteo funebre partecipano centinaia di migliaia di persone sulle note del Va pensiero diretto da Arturo Toscanini.